nuovo tutorial della serie Electronic Prestige. Di cosa parleremo oggi? Parleremo di interruttori, deviatori, selettori. Molto importante questo argomento, prestate la massima attenzione. È un campo che viene applicato sia nell'elettrotecnica, quindi può essere un tutorial valido sia per gli elettricisti che per gli elettronici. Da che cosa cominciamo? Cominciamo con abolire, e qui mi riferisco sempre al solito mio collega che purtroppo ormai è entrato nell'occhio del ciclone per i miei tutorial. Che cosa dice questo collega? Che cosa dobbiamo abolire in questo collega, oltre ai vari voltaggio, amperaggio, wattaggio che abbiamo già detto nelle puntate precedenti? Dobbiamo eliminare questo modo di chiamare tutto come bottoni, tastini, fare confusione tra interruttori e selettori. L'interruttore è una cosa, il selettore è una cosa, il deviatore è un altro. Al di là del tipo di azionamento meccanico che possiamo applicare al dispositivo, che può essere una levetta, può essere un bilanciere, può essere una manopola, può essere una qualunque di queste cose, la cosa importante da definire è quali sono le differenze che entrano in gioco tra i vari componenti che andremo a esaminare. Partiamo quindi dal più semplice, che è l'interruttore. Che cos'è un interruttore? Lo dice la parola stessa, è un dispositivo atto ad interrompere il flusso di corrente, quindi ricordate sempre che ad attraversare un circuito è la corrente ma non la tensione. La tensione sta ferma lì dov'è, ok? È una differenza di potenziale, quindi un interruttore interrompe il passaggio di corrente, non di tensione. Detto questo, da cosa è costituito di base un interruttore? Non scenderemo nei dettagli tecnici per la realizzazione fisica degli interruttori, ma di base un interruttore ha due contatti, ok? Un ingresso, se vogliamo chiamare così, e un'uscita. Comunque vada, due terminali a cui l'interruttore sui quali l'interruttore andrà ad aprire il circuito interrompendo il flusso di corrente. Quindi qui, se vi ricordate, nei tutorial precedenti avevamo fatto una piccola analogia con l'acqua e avevamo detto che a differenza dell'acqua, dove l'apertura di un rubinetto consente lo scorrimento del fluido, nei circuiti elettrici l'apertura di un interruttore interrompe il flusso di corrente. Quindi in un caso che cosa succede? Che il rubinetto viene aperto perché meccanicamente è una sorta di serranda oppure valvola o farfalla e consente la circolazione del fluido, mentre dal punto di vista elettrico l'apertura di un interruttore significa sezionare il circuito, quindi attenzione, quindi interrompere quel circuito. Quindi attenzione alla nomenclatura: chiudere un interruttore significa consentire il passaggio di corrente, aprire un interruttore significa interrompere il passaggio di corrente. Qui quindi c'è questa analogia, ma ribaltata rispetto ad esempio alla fluidodinamica. Un interruttore quindi ha due contatti disponibili per essere allacciati a un circuito e interrompere la corrente elettrica in quel circuito. Il deviatore invece è un altro dispositivo che questa volta ha tre terminali. Il centrale, o meglio il comune, è quello che viene ad essere inserito nel circuito e due altri terminali che consentono di deviare, lo dice la parola stessa, la corrente o in un ramo o in un altro, come vediamo qui in figura. Quindi la prima differenza tra un interruttore e il deviatore è che il deviatore ha tre contatti, in una posizione manda corrente da una parte, nell'altra posizione manda corrente nell'altro ramo. Attenzione, perché per quanto riguarda gli interruttori, ma anche per i deviatori e tutti gli organi che stiamo esaminando, possono esserci posizioni stabili e posizioni instabili. Che cosa significa? Che se il dispositivo è stabile, una volta che io applico quella forza per azionarlo, anche una volta che rilascio la forza, quel dispositivo rimane in quella condizione. Per esempio, il classico interruttore della luce che tutti conosciamo. Non è necessario che io mantenga il dito premuto sull'interruttore, lo premo, rilascio, il bilanciere si è spostato, la luce si accende. Analogamente, quando lo voglio aprire, di nuovo riapplico forza sulla leva o sul bilanciere e la luce si spegne, quindi io apro il circuito. Questo è un dispositivo stabile. Un dispositivo invece temporaneo, o se vogliamo dire instabile, forse più
corretto dire temporaneo, direi. E che cosa cambia? Cambia che la chiusura del circuito si mantiene finché io tengo premuto il tasto. Quindi, quando io rilascio il tasto, una molla o una forza comunque antagonista a quella che ho applicato apre il circuito. È il caso, per esempio, del classico campanello. Quando io premo il campanello, schiaccio, quello suona finché io mantengo premuto il tasto. Ok? È un funzionamento temporaneo, quindi si ha passaggio di corrente finché io tengo il dito sul pulsante. Nel deviatore, invece, normalmente le posizioni sono entrambe stabili, cioè io lo metto da una parte o lo metto da un'altra. Attenzione però perché le posizioni e il fatto che queste posizioni siano stabili oppure no dipendono dal tipo di apparecchiatura. Per esempio, potrei trovare quello che si chiama un selettore. Quindi un'apparecchiatura con più posizioni che permette quindi di selezionare diversi, chiamiamoli canali, ma diversi rami in cui inviare la corrente, potrebbe avere alcune posizioni stabili e alcune no. Per esempio, un apparecchio come questo di figura ha una posizione in cui se io lo metto sulla posizione 1, come lascio la forza che ha azionato il dispositivo, lui torna nella posizione di riposo, che potrebbe essere la posizione 0. Quando inserisco la posizione 2, quella posizione rimane e quindi quella è una posizione stabile. Quindi, un'altra cosa che vi voglio dire per quanto riguarda gli interruttori è la differenza che c'è tra interruttori normalmente chiusi e normalmente aperti. Che cosa significa? Significa che quando l'interruttore è a riposo o il pulsante è a riposo, avrà una posizione aperta oppure chiusa. Quando io lo attivo, quindi applico una forza meccanica di azionamento al dispositivo, questo dispositivo può aprire il circuito oppure lo può chiudere. Quindi, quando il pulsante, diciamo così, non è azionato, è aperto, si dice che è normalmente aperto, che si indica con NA oppure dall'inglese NO che sta per Normally Open. Se invece il pulsante non è azionato e chiude il circuito, è un NC, normalmente chiuso oppure normally closed. In questo caso la nomenclatura italiana e inglese corrispondono e sono entrambi NC. Un'altra cosa su cui non dobbiamo fare assolutamente confusione e che identifica univocamente il tipo di apparecchiatura che andiamo a manipolare oppure a installare nel nostro circuito è il numero di vie e il numero di posizioni. Il numero di posizioni l'abbiamo un pochino anticipato prima, è il numero di, lo dice la parola stessa, di posizioni in cui lo posso mettere. Quindi, per esempio, un interruttore avrà solo due posizioni, o aperto o chiuso, un deviatore, per esempio, avrà solo due posizioni, o commuto, cioè o mando corrente da una parte o la mando dall'altra, un selettore invece potrà avere diverse posizioni. Quindi è molto importante cancellare tutti questi nomignoli, tastini, bottoncini, pulsantini, eccetera, eccetera, e identificare in interruttore, deviatore, selettore. Ok? Questi come tre primi pezzi da analizzare. Il numero di vie, invece, che cosa rappresenta? In un'apparecchiatura combinata, spesso si possono trovare diversi canali. Quindi, per esempio, un deviatore potrebbe avere due posizioni e due vie. Cosa significa? Che il leveraggio che io vado a inserire commuta oltre che una via un altro circuito. Quindi si hanno di fatto due deviatori conglobati nello stesso apparecchio, ma azionati dalla stessa leva. Ovviamente i due canali tra loro devono essere perfettamente isolati, perché uno farà una funzione e l'altro farà l'altro. Anche un interruttore potrebbe avere una doppia. Essere un due vie, quindi potrebbe essere un due posizioni, due vie. Nel mentre che scorrono le immagini, vedete anche la relativa simbologia. Vale anche per i selettori. Potrei avere benissimo un selettore a tre posizioni, vedete che c'è la posizione A, B, C, ma nello stesso tempo, mentre ruoto l'alberino per scambiare la posizione A, B, C, automaticamente scambio anche l'altra. Quindi in pratica ho due apparecchiature, due dispositivi uniti nello stesso organo che quando giro l'alberino, la manopola mi scambia una via in posizione ABC, nello stesso tempo mi scambia anche l'altra via nella posizione ABC. I selettori sono molto comuni in elettronica, nelle apparecchiature più complesse, dove per esempio
quando si gira un selettore, si aziona un selettore, si commutano, si modificano, si inseriscono varie parti di un circuito elettronico e quindi la situazione può diventare molto complicata, come vedremo poi in opportuni schemi. Una cosa su cui vorrei riportare la vostra attenzione, che è molto importante da capire perché servirà a livello impressionante in elettronica, è come in base al fatto che un interruttore o un pulsante sia chiuso e aperto si modifichino la tensione e la corrente che lo attraversano. E senza per il momento considerare quello che accade nell'immediato quando aziono un interruttore sia in apertura o in chiusura, diciamo che a regime, dopo un certo tempo, poi spiegheremo meglio che cosa vuol dire questo discorso, diciamo che fondamentalmente ai capi di un interruttore aperto è localizzata la massima tensione, mentre la corrente che circola ovviamente è nulla perché abbiamo aperto il circuito. Quindi ricordate sempre questa dualità. Mentre invece quando chiudo un interruttore, la corrente che circola è completa, diciamo, comunque circola corrente, e l'interruttore presenta una tensione sui capi nulla. E ovviamente che cosa dobbiamo considerare? Dobbiamo considerare che l'interruttore reale non avrà una resistenza sui contatti nulla, ma avrà una resistenza di un certo valore. Quindi, per esempio, se guardiamo questo piccolo esercizio, a proposito, l'altra volta non vi ho dato esercizi perché erano cose dove semplicemente bastava applicare dei calcoli e non ho reputato il caso di fare esercizi. Ma nell'esempio che vediamo in figura, per esempio, scusate la ripetizione, abbiamo un generatore da 10 volt, un carico di 1 ohm e l'interruttore presenta una resistenza, perché è un interruttore reale, quindi internamente non può essere un conduttore perfetto, presenterà una resistenza che immaginiamo essere di 0,1 ohm. Se applichiamo il partitore resistivo, vedete che la tensione che si localizza sul carico non sono più i 10 volt, ma si ha una caduta di tensione ai capi dell'interruttore, che è molto bassa, ovviamente se l'interruttore è buono, è in buono stato, ma è importante ricordare che non può essere nulla. Comunque, in sintesi, ricordatevi, interruttore aperto, corrente nulla, tensione massima ai suoi capi. Quindi nell'esempio di figura ci sono, nell'esempio che facevamo prima, ci sono 10 volt. Questi 10 volt li troviamo ai capi dell'interruttore. Interruttore chiuso, tensione localizzata, idealmente nulla, nella realtà leggermente più alta del nulla, e corrente che attraversa in pieno l'interruttore. A questo proposito, quindi, gli interruttori presentano, oltre alle cose che abbiamo visto, ovviamente a come sono costruiti fisicamente, a se le posizioni sono stabili o sono instabili, presentano di norma almeno due parametri. Uno è la corrente massima che può attraversare l'interruttore. Perché? Perché, come abbiamo detto che c'è una resistenza interna all'elemento, è chiaro che quando l'elemento è attraversato da una corrente, su questa resistenza cadrà una tensione. Quindi, se abbiamo una compresenza di una tensione e di una corrente, è normale pensare che questo elemento sia chiamato a dissipare una potenza. Ovviamente è una perdita di potenza, una perdita di energia, ma non solo, può portare dei problemi di surriscaldamento. Quindi se io utilizzo un interruttore che ha taglia 10 A e lo faccio attraversare da una corrente di 100 A, probabilmente fonderò l'interruttore con i rischi anche di rovinare, con i rischi anche di innescare un possibile incendio, no? Sappiamo che si ha un sovraccarico, ne abbiamo parlato, e quindi un aumento della temperatura dell'interruttore e conseguentemente la possibilità di l'innesco di un incendio. Alla stessa maniera, ma probabilmente meno intuitivo, gli interruttori hanno anche una tensione massima. A che uno può dire sì, ma che me ne frega a me? È vero che l'interruttore, quando lo chiudo, devo stare attento alla corrente che lo attraversa, ma devo stare attento anche alla tensione. Per due motivi fondamentalmente. Uno è perché l'isolamento, quindi la possibilità di isolare l'interno del dispositivo dall'organo di manovra, quindi per esempio una levetta che lo comanda, è importante perché preserva la sicurezza di chi manovra l'interruttore. Perché se l'isolamento è troppo basso, è chiaro che la persona potrebbe entrare in contatto con la parte sotto tensione, con la parte viva, e quindi
rimanere anche folgorato, ok? Quindi la prima cosa è questa. Un altro motivo per cui un interruttore ha una tensione di lavoro massima è perché deve essere in grado di smorzare, di non far innescare un arco. Parleremo degli archi a suo tempo, ma vi posso preannunciare che in determinate situazioni, quando per esempio un carico è molto induttivo, non abbiamo ancora studiato l'induttanza, scusate, ma ogni tanto dobbiamo anticipare le cose, è normale, fa parte di qualunque corso. E nel momento in cui apriamo il circuito, quindi sezioniamo, si dice in gergo, quindi tagliamo la corrente, per una serie di fattori, tra cui, come vedremo, la legge di Lenz, la corrente non può annullarsi in un tempo istantaneo, richiederà un tempo. Questo farà nascere una tensione molto alta ai capi dell'interruttore, una tensione tanto più alta quanto più alta è la velocità in cui l'interruttore viene manovrato. Questa tensione molto alta potrebbe innescare un arco. In sintesi, che cosa succede? Succede che l'aria che si viene a frapporre fra le due lamelle dell'interruttore potrebbe ionizzarsi e quindi in qualche modo mantenere il passaggio di corrente. In poche parole, che cosa succede? Che io apro l'interruttore, ma se la tensione che è applicata all'interruttore che si viene a trovare sull'interruttore è troppo elevata, succederà che l'interruttore rimane come se fosse chiuso, benché fisicamente sia aperto, e quindi non è in grado di interrompere il flusso di corrente. Questo è particolarmente importante quando si parla di interruttori automatici. La protezione che offre un buon interruttore automatico è la possibilità di interrompere correnti anche molto elevate e tensioni. E far fronte anche a tensioni molto elevate ai capi. Quindi importante ricordare la tensione massima e la corrente massima soggetta a cui può essere soggetto un interruttore. Nella nostra panoramica sugli switch, gli interruttori vengono anche chiamati switch dall'inglese, è importante evidenziare un fatto che spesso viene trascurato. Il rimbalzo. Che cos'è il rimbalzo? Beh, proviamo a immaginare una lamella che viene aperta o chiusa, non si aprirà in maniera perfetta. È logico pensare che nel momento in cui la lamella si apra, anche se noi magari non lo percepiamo, non ce ne accorgiamo, questa lamella prima di aprirsi definitivamente oppure chiudersi definitivamente, rimbalzi con l'altra lamella un tot di volte, quindi per un tot di tempo. Quando andiamo a accendere la lampadina di casa, di fatto non ci interessa, perché questo rimbalzo è talmente veloce, avviene nell'ordine di così pochi, magari millisecondi, millesimi di secondo, che non ce ne accorgiamo, non ci crea nessun problema. Ma i problemi si pongono come quando uno switch va per esempio a comandare un circuito elettronico. Parlando di interruttori e in generale contatti elettrici, come potrebbero essere i contatti di un relè, di un teleruttore, ne parleremo anche di questi dispositivi, si possono trovare molteplici problemi, soprattutto quando questi organi cominciano a essere usurati. Quali sono i problemi più comuni? È giusto dirlo, se vi occupate anche di manutenzione elettronica o comunque elettrica, di fatto possono esserci due problemi base. Uno è l'ossidazione, quindi in presenza di aria particolarmente umida, di situazioni critiche, i contatti possono ossidarsi. Un contatto ossidato ovviamente non sarà più in grado di garantire una conduzione appropriata, porterà un aumento di resistenza e quindi degraderà la funzionalità dell'organo fino a comprometterne completamente il funzionamento del macchinario o dell'elettronica a cui esso è collegato. Un altro problema è quello dovuto allo scintillio. In gergo si dice un contatto sparato, no? Quando un contatto praticamente ha subito un forte scintillio nel tempo, come per esempio quando si, dicevo prima, si comandano motori elettrici che sono fortemente induttivi per i motivi che dicevo prima. Al momento in cui io apro il circuito si genera questa sovratensione che si traduce spesso in uno scintillio, in una scintilla. Un po' come nelle spazzole dei motori in continuo, no? Si ha questo scintillio. Ci sono ovviamente degli snubber, dei circuiti adatti a smorzare lo scintillio, sia in corrente alternata che in corrente continua. Parlando di switch, bisogna fare molta chiarezza.
Perché spesso vi è confusione per quanto riguarda gli switch comandati da parametri elettrici. Per esempio, non è detto che io, per avere una commutazione di un segnale tramite un contatto elettrico, debba per forza azionarlo manualmente. Potrebbe essere necessario monitorare una grandezza fisica, ad esempio la pressione che c'è all'interno di un tubo. In questo caso parliamo di un pressostato. Quindi un dispositivo che cambia stato all'aumentare o al diminuire della pressione. Quello è un pressostato. Quindi è un qualcosa che quando la pressione supera una certa soglia cambia stato e ritorna nello stato precedente a riposo quando la pressione riscende sotto una certa soglia. Ovviamente, se invertiamo il discorso e parliamo di normalmente chiusi, come abbiamo detto a priori, quando la forza lo attiverà, quindi la pressione supererà una certa soglia, avremo l'apertura del contatto e il contatto ritornerà a riposo quando, si ha, quando il valore della pressione riscende sotto una certa soglia. Poi di norma, subentra un discorso di steresi, quindi c'è un range entro il quale il contatto per riaprirsi deve scendere sotto una soglia più bassa, quindi di norma abbiamo due soglie. Questo, come vedremo, per impedire che il contatto scambi magari nei dintorni della soglia troppe volte. E quindi si dice: ok, chiuditi quando superi 10 bar di pressione, apriti quando la pressione riscende sotto agli 8 bar. Questi due bar di isteresi permettono di evitare troppe commutazioni nei dintorni di una soglia. Ok? Come esiste il pressostato, esistono i termostati. Ok? Quindi qualcosa che all'aumentare della temperatura apre oppure chiude un circuito. L'esempio più classico è la stufa elettrica, ma ce ne sono a migliaia di impieghi sia nell'elettronica che nell'industriale, nell'elettricità, nell'elettrotecnica. Quindi il termostato è una parola che deriva da termo, temperatura, è un qualcosa che superata una certa temperatura apre o chiude un contatto elettrico. Lo stesso vale per esempio per i livellostati, il classico galleggiante che quando il liquido sale, il galleggiante sale, arrivato a un certo angolo, a una certa posizione, viene chiuso oppure viene aperto un contatto elettrico. Massima attenzione a non scambiare questi dispositivi che sono dei switch puri, quindi qualcosa che aprono e chiudono un circuito, con i trasduttori. Anche qui c'è una stremena di errori che si sentono, di castronerie che si sentono. Mai confondere un pressostato con un manometro. Il manometro è un qualcosa che indica fisicamente su un display o su un parlante di una scala una pressione. Un pressostato è un qualcosa che invece apre o chiude un circuito a seconda della pressione esistente in quel ramo. Quindi non confondiamo il termometro col termostato. Termostato apre e chiude, termometro fornisce un'indicazione della temperatura e così via. Quindi questo per darvi anche una fetta sul mercato, di apertura sul mercato per quanto riguarda gli switch comandati da parametri fisici o la presenza o meno di parametri fisici. Analogamente con quello che abbiamo visto con le resistenze, e vedremo poi con i generatori, anche gli switch possono essere messi in serie oppure in parallelo. È molto interessante questa cosa. Che cosa succede se metto per esempio due switch in serie? Proviamo a immaginare due switch normalmente aperti, quindi un qualcosa che per chiudersi richiede un intervento, una forza esterna, un dito che lo preme, qualunque cosa. Ok? Quindi, se io metto due interruttori in serie, che cosa posso immaginare? Posso immaginare che un interruttore aperto presenti resistenza infinita, quindi è come se io mettessi in serie al circuito una resistenza di valore infinito. Se io metto una resistenza di valore infinito, che cosa succede? La corrente collassa, va a zero perché per la legge di Ohm la corrente vale la tensione diviso la resistenza. Se la resistenza tende a infinito, la corrente tende a zero, quindi apro il circuito. È facile immaginare che nel circuito che vediamo, per accendere la lampadina, entrambi gli switch devono essere impegnati. Ok? Quindi è una serie di interruttori che possono essere anche 3, 4, 5 e che richiedono, perché circoli corrente, che tutti questi interruttori, tutti questi switch siano
impegnati. Ricordate quando si parlava degli elementi in serie che dicevamo che in caso si interrompesse uno degli elementi, si aprisse uno degli elementi, non circolerebbe più corrente in tutto il circuito. Quindi interruttori in serie equivale a dire, ok, perché questa lampada si è accesa, io devo azionare entrambi i pulsanti, altrimenti la lampada non si accende. Se invece mettiamo due switch normalmente chiusi in serie, succederà che in assenza di comando, che cosa accade? La lampadina rimane sempre accesa. Al momento che io impegno uno dei due, apro la serie e quindi la lampadina si spenge, non circola più corrente. Vediamo che cosa succede in parallelo. Due switch normalmente aperti in parallelo, benissimo. Vedete? Se nessuno tocca niente, la lampadina sta spenta perché non passa corrente, perché entrambi sono aperti. Ma al momento che chiudo almeno uno dei due switch, la lampadina si accende, circola corrente. Se li attivo tutti e due, comunque continua a circolare corrente. Ovvio che dal punto di vista fisico, se ne attivo due, la resistenza che avrò, questa resistenza parassita che avrò in serie alla lampadina sarà minore, perché metto in parallelo le due resistenze interne dei due switch, ma questo dal punto di vista logico poco influisce, ok? Se non per un discorso magari perché sto trattando delle correnti molto elevate, allora preferisco mettere due contatti invece di uno per migliorare la performance dell'interruttore, ma comunque di logica è sufficiente che io ne prema uno e uno soltanto, che io ne prema uno perché la lampada si accende, che se la lampada si accenda. Quindi questo prelude, e lo vedremo, a quello che sono le porte AND e le porte OR in elettronica digitale, ma per adesso lasciamole ancora in sospeso, ne parleremo a tempo debito. Non è da confondere questo discorso con i punti di comando che si usano nelle installazioni elettriche. Cosa voglio dire? Tutti abbiamo presente quando, per esempio, per accendere la luce di sala sono necessari un installatore decide di predisporre più punti da cui si possa accendere la luce. Quindi che cosa succede? Che voi magari azionate un interruttore all'ingresso della sala da nord e quando uscite dalla sala lo spengete per andare alla camera da letto azionando l'interruttore a sud, che poi, come stiamo per vedere, non è un interruttore ma è un deviatore. Come si implementano queste cose? Si parla, questa è una piccola parentesi che voglio dedicare a chi fa installazioni elettriche, agli elettricisti, agli elettrotecnici, anche se questo è un corso di elettronica, ma penso che possa essere utile a tutti. Chiariamo come funzionano i punti di comando. Allora, quando io devo accendere una lampada, da un punto di comando solo è sufficiente un interruttore, punto e basta. Non metterò altri interruttori perché ha poco senso, perché se io per accendere il lampadario di casa devo fare il giro di 3-4 interruttori e li devo accendere tutti, non ha alcun senso. Io devo poterlo accendere se ho diversi punti di comando da entrambi, da tutti i punti, senza dover fare il giro di tutti quanti, ok? Quindi se io ho un punto di comando devo accendere solo da un punto, mi basta un semplicissimo interruttore, ok? Se invece ho necessità di accendere questa lampada, questo punto, da due punti, ho bisogno di due deviatori. Come li collego? Come in figura. Vedete che nell'esempio della figura ci sono due deviatori contrapposti, il deviatore A e il deviatore B. Se notate, ogni volta che io sposto un deviatore, sia che sia A sia che sia B, la lampadina si spegne. Basta una manovra. Da due punti in su, quindi quando si comincia a parlare di tre punti di comando, è necessario un altro organo che si chiama invertitore, qualcuno lo chiama anche commutatore, io preferisco il termine invertitore. E da che cosa è composto l'invertitore? È composto da due deviatori collegati come in figura. C'è questa specie di bridge che connette i due reofori estremi. Che cosa fa l'invertitore? A seconda della posizione, in una posizione porta il piedino A in contatto col piedino C e il piedino B in contatto col piedino D. Quando lo inverto, lo aziono, porterà il piedino A in contatto col piedino D e il contatto B in contatto col piedino C.
Quindi l'invertitore ha la funzione di invertire un qualcosa che li metto all'ingresso. Per esempio, se io ipoteticamente sul invertitore, su due estremi, mettessi un positivo e un negativo, a seconda di come l'aziono, in uscita all'invertitore mi troverei o il positivo e il negativo come sono, oppure me li troverei invertiti. Utilissimo, per esempio, per invertire in maniera molto semplice il verso di rotazione di un motorino in corrente continua. Nel circuito a tre punti di comando abbiamo in gioco un deviatore, un altro deviatore che chiude la catena e un invertitore in mezzo. Vedete che a seconda che io scambi il punto di comando A, che è un deviatore, il punto di comando B, che è un invertitore, o il punto di comando C, che è un deviatore, la lampadina si accenderà e si spengerà. Bene, credo di avervi dato tutte le informazioni che occorrevano per instradare ulteriormente verso l'elettronica l'applicazione di switch deviatori. Perlomeno quando arriveremo a impiegarli sarà tutto più semplice. Anche per questo tutorial è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a sottoscrivervi al canale, questo è il mio indirizzo di posta elettronica, per qualunque dubbio contattatemi, qui c'è la campanella, è un pochino più grande stavolta. Ciao amici, al prossimo tutorial.